In tempi difficili, alcuni luoghi remoti diventano il centro del mondo. E a Nereto, vicino a Teramo, negli Abruzzi, dove accadono cose segrete e remote, c'è un festival di filosofia, dal nome evocativo, Identitas, che vuol dire molto, vuol dire molto e tutto per un individuo e molto e tutto per una comunità. Gli assessorati da qualche anno, soprattutto in quota leghista, si chiamano assessorati alla cultura e all'identità. Io non so quale sia la identità politica del comune di Nereto, ma Identitas, poi in latino, è una forse più sofisticata indicazione di far capire quello che lì è tradizione, è storia, è vita, è costume, e anche sentire persone che raccontano, con riferimento a quei luoghi di Abruzzo, ma anche con riferimento alla propria vita, che cosa sia l'identità. Nel caso mio l'identità è sicuramente molto forte, io sono riconoscibile e ho coltivato la mia identità. E dunque in piazza Cavour a Nereto, il 26 luglio alle 21, in questo luogo dove si affaccia, mentre tanti festival chiudono o hanno difficoltà per la malattia che ha colpito le nostre città, oltre che le persone, forse più la politica che non gli individui, lì a Nereto io parlerò di identità al Festival Identitas, il 26 luglio alle ore 21.